Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Il ben noto cantautore pugliese è stato colto alla sprovvista da una scelta improvvisa presa da Mediaset. Scopriamo i dettagli. Il panorama musicale italiano può vantarsi di avere moltissimi cantautori e cantanti pieni di talento e voglia di arricchire il bel paese con diversi generi musicali. Sia la vecchia che la nuova leva hanno artisti competenti e carismatici, in grado di riunire varie generazioni con la loro musica. Tra le vecchie glorie non si può evitare di nominare Albano Carrisi, meglio noto come Albano. Questo cantautore pugliese regala agli italiani brani emozionanti e stupefacenti da più di 50 anni e la sua bravura ha riunito molte generazioni diverse e lontane tra loro. Anche se il prossimo 20 maggio Albano compirà 80 anni, la sua verve e la sua forza vitale non mancano di certo. Infatti, l'artista appare come se avesse la metà dei suoi anni, sia in aspetto fisico che in forza d'animo e vocale. Le corde vocali di Albano reggono ancora in maniera impeccabile e il cantante di Cellino San Marco vorrebbe festeggiare il suo traguardo degli 80 in grande stile. Infatti, proprio il 20 maggio Albano terrà un concerto a Verona per festeggiare il suo compleanno con gli italiani. Il compleanno di Albano in televisione. Anche se l'artista festeggerà i suoi 80 anni a Verona, non è possibile che tutti i suoi fan presenzino all'evento. Per questa ragione si vociferava di trasmettere sul piccolo schermo il concerto, così che tutto il pubblico italiano potrà assistere al concerto e festeggiare il giorno di Albano. Lo show televisivo si chiamerà 4x20 e dovrebbe andare in onda sulla maggiore rete della Mediaset, ovvero Canale 5. Questo stando a quanto ha riportato da Gospia. Sembra che Pier Silvio Berlusconi stia pensando di trasmettere l'evento dedicato agli 80 anni di Albano proprio su Canale 5. I possibili ospiti che festeggiano Albano. Stando ad alcuni rumors che circolano in questo periodo riguardo all'evento dedicato ad Albano, nello show televisivo 4x20 ci saranno tantissimi ospiti diversi pronti per omaggiare uno dei maggiori artisti italiani che ha saputo riunire diverse generazioni del bel paese, e non solo. Potrebbe esserci anche Romina Power, l'ex moglie di Albano e madre dei loro 4 figli. I due si sono conosciuti nel 1967 sul set del film Nel Sole e nel 1970 sono convolati a nozze. Il loro amore ha dato vita a 4 figli, ovvero Ilenia, scomparsa, Yari Marco, Cristella e Romina Jr. Yolanda. Purtroppo, però, Romina e Albano Carrisi si sono lasciati nel 1999. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.